Ciao a tutti ragazzi, sono AlexSTC90, benvenuti in questo mio nuovissimo video. Scusate tanto, sono circa un mese che non registro più video a causa, ho avuto dei problemi anche a causa di internet, non avevo più internet per un mese, ma finalmente ci siamo ritrovati qua, di nuovo con internet e con un nuovo gioco che per molti sarà già vecchio, ma per me resta nuovo dato che la campagna non l'ho ancora mai fatta. Ho pubblicato su YouTube solamente un paio di video riguardo il multiplayer, ma non ho ancora effettuato la campagna di questo bellissimo gioco. Mi dispiace che non sono potuto andare avanti appunto con Fallout 4. Ma in un piccolo riassunto so che non ve ne può fregare di meno, ma io ve lo dico lo stesso. Praticamente ho finito il gioco, sono arrivato a livello 60 dopo circa 5 giorni di gioco. E nulla, abbiamo finito la campagna principale. Mi dispiace tanto che non ho potuto registrarlo e pubblicarlo su YouTube. Quindi bene, ora torniamo a noi, siamo su Battlefield 1, cercherò di fare la campagna in modalità esperto al massimo, così vediamo anche vediamo un po' la difficoltà di questo gioco. E nulla ragazzi, ecco, siamo pronti. Ok, cosa ti connetti? Tanto non c'è nessuna connessione, dobbiamo andare direttamente a fare la campagna. Eccoci qua. Ecco, infatti, come potete vedere, non ho fatto assolutamente nulla. Storie completate 0, voci 0. Ecco, adesso io vorrei solamente entrare. Come faccio ad entrare nella campagna? Campagna? Ok, siamo entrati nella campagna. Ok, sì, Tempesta d'acciaio, la prima storia che andremo a fare oggi. Bene ragazzi, allora difficile. Difficoltà, mettiamo difficile. Dice una disperata offensiva tedesca mette a rischio posizioni presidiate dal 369 gradi del reggimento di fronte all'americano. Sarà 369esimo, scusate, non 269 gradi, è che ho visto cerchietto, sembravano gradi. Va bene, dai. Evitiamo gli scogli e andiamo a giocare. Electronics are present. Bene ragazzi, buona visione. Tanto io sarò sempre con voi perché comunque sono microfonato e resteremo in comunicazione per tutto il video. Che brutti ricordi se non avessi soldato. Sì, lo sappiamo. È per quello infatti che è un bellissimo gioco e lo sento molto triste. Combattendo non è una cosa che posso finire, non può definire nulla. Mamma mia ragazzi. Cavolo ragazzi, ti fa sentire proprio. Ti entra nel cuore questo gioco perché è una storia veramente vissuta. Bene. Beh, giustamente. Siamo circondati! Dobbiamo difendere questa linea! Ok. Ok ragazzi, vediamo i tasti come erano. Sì. Teniamo la posizione!
però se è questo video. Arrivavamo da tutto il mondo e per molti di noi la guerra era il nostro rito di passaggio, la nostra grande avventura. Oh. Credetemi, non lo fu affatto. Prendendo fuoco e sono morto di nuovo, minchia. L'Onnicomps 1835-1918. Nuove macchine letali come i carri armati hanno cambiato il modo di fare la guerra. Per fortuna erano dalla nostra parte, di solito. Minchia raga, sto morendo come un treno, forse già questo, già. I nostri ragazzi non mi ricordo nella chiesa non ce l'ho fatto. Come cazzo si gioca questo gioco dopo un mese e mezzo che non tocco. La fanteria conta su di noi. Più ci ritroviamo qui. Ci ritroviamo qui. Di giocare in modalità difficile. L'hai voluta tu. Infatti l'ho voluta io. Non lo fa il codice. Gioca in modalità difficile, guardate. Oh merda. Quelli sono i nostri piloti. Occhi ben aperti, ragazzo. Arrivano dalle trincee. Avanti con la mitragliatrice! Facciamoli tutti! Li abbiamo messi in fuga! Avanti così! Avanti per il re e per la nazione! Inseguiremo i crucchi fino a Berlino! Siamo un bersaglio facile per quell'affare! Forza pilota! Fai il giro! Se hai una linea di tiro su quel cannone da campo, spara! Dove è il cannone da campo? Non lo vedo. Forza! Stiamo avanzando! Là, sulla sinistra! Ottima mira! Grazie. Apriamo un varco per i nostri ragazzi! Apriamo il suo arco. Con gli altri blindati! Dove cacchio sono i nemici? Ho visto come questo è il nostro, scusa. Concentrati, uomini! Avanti, maledizione! Abbiamo quasi sfondato! Fuoco su tutto ciò che si muove! Beh, dove? Eccolo! Tutto si muove qua. No, siamo morti. Al posto dell'avventura trovammo la paura. La guerra ci rese uguali solo davanti alla morte. Carica! Rivisti ogni posto.
Sicuramente adesso non durerà un pezzo. A parte che non si può mirare quando la maschera deve avere un casino. Io sono il mio compagno. Però devo morire come dei problemi. Poi il resist era più tosto. Mamma mia ragazzi, si capisce un cazzo. Non è possibile che non muore. Morto, un soldato della grande guerra. Perché stanno per rallentatore? Non ho capito se ho vinto o perso, non ho vinto, è andato. Ah sì, è continuo, perfetto. Loro attaccano. Noi attacchiamo. Di tanto in tanto la forza del nostro assalto è tale che le nubi si squarciano e lasciano intravedere un mondo oltre la guerra, fuori dalla nostra portata. Cara ragazzi, ho i brividi, ve lo giuro. Ho i brividi nella schiena. La guerra è il mondo. Il mondo è la guerra. Ma dietro ogni mirino c'è un essere umano. Quelle persone siamo noi. I cinici. Ve lo dico già, se il gioco vi è piaciuto, cioè se questo gameplay vi è piaciuto, lasciatemi un like e registratevi al canale, così continuo a metterne anche altri. Facciamo tutto il gioco. Siamo cavalieri del cielo, fantasmi del deserto. Topi che strisciano nel fango. Fatemi sapere, commentate anche. Queste sono le nostre storie. Ok, quindi la prima l'abbiamo completata praticamente. Questa era il primo. La guerra ha squarciato il pianeta. Antichi imperi, nuovi mondi. Antiche usanze, nuove idee. Per la prima volta l'umanità intera ha combattuto. Per la libertà, la tradizione, l'orgoglio nazionale.
il progresso, il vecchio, il nuovo. Dio, sotto 100 bandiere diverse, ha affrontato la guerra che avrebbe messo fine a ogni guerra. E il mondo si tinse di rosso. Ok ragazzi, quindi il Tempesta d'Acciaio l'abbiamo fatta. Ora facciamo così, allora nel prossimo video facciamo Sangue e Fango. Quindi per questo video è tutto, qua abbiamo finito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!